Vergine santa, che succede? I ladri hanno rubato la casa. Attenzione, che possono cadere qua. Andiamo, state tranquille, state calme. Eccoli. Vieni qua, che ti ho preso una piccola banda di delinquenti, questa... Un bambino così piccolo. Neanche i negri. Le ha fatto male, sorella. Che vergogna. Qui è peggio che in Africa, sorelle. E per tutte le controversie sarà competente il Tribunale di Napoli, il 29 aprile 1955. Ecco, madre. Va bene, non c'è niente da dire. Tutto bene. Devo aggiungere le tasse, però. Le tasse? Ah, questa sì che è buona! E dobbiamo pagarle noi, prima dell'acquisto! Dica lei, signor sindaco! Ma mia sorella, un contratto è una cosa seria. E lei non per offenderla, ma questo qui è scritto da un avvocato. E io lo so benissimo, ma... Però quel terreno è esente da tasse fino al 1986. Legge 3 novembre 1933. Ora, abbiate pazienza, 15.000 lire l'anno per 30 anni. Quanto fa, eh? Ma che ha una laurea in legge? Fa... Tre lauree? Terza elementare, fa 450.000 lire. Terza elementare, signor sindaco, però laggiù fra i negri ho fatto tante di quelle comprevendite che qualche cosetto ho imparato. Quanto fa? Fa... 5.450.000 lire. Lo metto a penna. Sì. Ecco. Oh. E per i debiti come la mettiamo? Come la mettiamo? Sì, dico, facciamo un impegno a parte. Ma quali debiti? E quelli del convento, eccoli qua, ci sono, bisogna pagarli. Eccoli qua, fornaio 35.000 lire, macellaio 120, droghiere 220, luce elettrica 79.000 lire, veterinario 3.000 lire, la capra, ce l'hanno pure rubata, varie 100.000 lire, in tutto 559.000 lire. Ah, ma per i debiti, ma le varie 100.000 lire? 100.000 lire varie, La cifra di vendita servirà appena per pagare il debito della provincia e dei mutui. Va bene, ma 100.000 lire di varie, che... Abbiate pazienza, ma noi dovremo campare da oggi fino a quando partiremo, poi ci sono i treni, c'è il vaporetto, e se una suora si sente male e ha bisogno di un caffè, dico, glielo volete offrire? Un caffettino? Caffè? Ma che anime pietose siete, Va bene il caffè. Va bene, datemi quella nota delle spese. Ecco. Tieni, segna anche questo. È finita, madre, non è vero? Non c'è da aggiungere altro? No, per me, no. E allora vogliamo firmare questo compromesso? Come sarebbe a dire compromesso? Non è un contratto questo? No, prima del contratto bisogna attendere. Ci sono da sistemare molte cose. Tasse, notaio, catasso. Ci vorrà almeno un mese. Un mese? Noi contavamo di partire fra 5 giorni. Non so nemmeno se ce la faremo coi viveri. Va bene, firmo. Purché sia un mese, non di più. Vuol dire che se ci troveremo in difficoltà, qualche quintalino di patate ce lo mandate voi, vero? Vieni fuori da lì che t'ho riconosciuto. Tu sei quello del morso e della capra. Dov'è la capra? Io la spia non la faccio. Ah, tu la spia non la fai, però di notte. Di notte ci vai a rubare. Dimmi dov'è la capra. Se me lo dici non ti faccio niente. Che hai fatto tu? Che hai fatto? Me lo vuoi dire che hai fatto? Ma scalzo. Me lo vuoi dire? Me lo vuoi dire che hai fatto? È bravo. Allora me lo dice lei, madre, quello che ha fatto. Ma cosa le devo dire? Non ha fatto niente. Stai zitta. E allora perché lo sgridava? Ma senta, uno non può fermarsi a parlare con un bambino, no? Ma che ce la faccia da scemo io? Ma questo non lo so io. Mi devi dire che hai fatto. Tu me lo devi dire. No, sa? No. Lei la smette.
Ma che padre è lei, scusi? Figlio mio quello, e ci mancherebbe anche questo. Figlio di mia sorella, lo lascia qua da noi qualche volta, lavora a Napoli. Ma che lavora quella svergognata? Per me. Basta, mi sono scocciato, lo voglio dire. Prima una volta tanto, poi tutte le domeniche, adesso sono 5 giorni che la signora è fuori a spazzarsela con l'amante. Che maniera di parlare davanti a un bambino. Bambino, quello è un delinquente, quello in galera dovrebbe stare. Ma poi che c'entrate voi? A me Monaco e Frate mi sono sempre piaciuti poco, lasciami stare. Specialmente quando non dicono la verità. Che ha fatto il bambino? Non ha fatto niente. Ah, sì? No. E allora andate via, i fatti miei, me li vedo da me, via! Show! Vai, non s'arrabbi. Andate via! Vado, non s'arrabbi, non s'arrabbi. Tanto tu, da lì devi scendere. Fu una barca? Cosa ci fa una barca qui? Il convento aveva un diritto di pesca. Qui sotto il mare è molto ricco di pesce. Prima venivano 2 pescatori, poi c'è stata la guerra. Uno non è più tornato e l'altro se n'è andato in America. Barche e reti in buono stato. Chi ha fatto l'inventario era un ottimista, sorella. Ce n'è un'altra di barca qui sotto la marina. E quella è in migliori condizioni. E meno male. Fate in una grotta su per le monte. Allora, non hanno nascosta bene quei delinquenti. Se uno di loro non parlava, e chi la trovava più? E chi ha parlato? Quello più piccolo. Ah, ha fatto la spia allora. Sì, ce n'è voluto, sa. Con le botte. Suo zio non ce la faceva e l'ha dovuto portare da noi. Ma vedrete che è l'ultimo che fa. Gli è passata la voglia. E dov'è adesso? Beh, gli abbiamo detto che lo ficcavamo in casa. Ah, direi. Si è presa una paura che appena tornato a casa è scappato di nuovo. È scappato? Ma scusate, perché non lo cercate voi? Siamo in pochi, ne dite. E cosa vuol dire questo? E poi che fa? Dove va? A Napoli a nuoto? Ma quando avrà fame tornerà a casa. Sì, così là gli danno il resto. Lo so. Comunque, grazie tanto. Grazie tanto. Buongiorno. Buongiorno. Vedi, sorella. Eccola qua la bianchina. È contenta, suor Elisa? Che ci fa tanto latte. Andiamo a portarla. Bene, sarà meglio, sì. Ave Maria. Un'altra giornata è passata. Voglio il cielo che noi abbiamo operato bene. In ogni modo chiediamolo al cospetto del Signore e se abbiamo sbagliato domandiamo perdono. Ha bisogno di qualche cosa, sorella? No, vado nell'orto. Non è contro la regola. Anche in Africa facevo la mia meditazione sempre all'aperto. Ti ho detto che non devi aver paura di me. Io in carcere non ci vado. Va bene, scendi giù adesso da lì, che si sta scomodi lassù. Coraggio. Io non ci vado in carcere. Non ci vai in carcere, sta tranquillo. Resti qui, mi stai al sicuro, capito? Hai fame? Sì. Non ti muovere, vado a prenderti da mangiare. Non scappare. Salvatore.
Oh, che bel nome che hai. E quanti... Posso sedere vicino a te? Sì. Grazie. Quanti anni hai? 7, però te ne ho 6. Perché hai detto 7? Cicillo non ha 9. E chi è Cicillo? Un amico mio. Ah, uno di quei due di ieri sera. Un caro di casa. Lo so. Lo so. E perché sei venuto qui? Non lo so. Che bella nanna che arriva, E tutto il giorno del capo. Poverino. Guarda quella bella barca là. Ti piacerebbe dormirci dentro, eh? Sì! Va bene. T'ho portato anche la coperta, vedi? La vedi? Adesso tu vieni con me. Mangi e quando hai finito di mangiare ti copri bene con la coperta, tieni la stretta bene e poi ci fai una bella nanna dentro. Vai, coraggio. Ciao. Ciao.